No, che poi mi dicono a me che sto polemico. Vabbè, a parte che mi capitano tutte a me. L'altro giorno, per esempio, mi è successa una cosa particolare. Un cane mi ha fatto la pipì sulla ruota della macchina. E tu dici, vabbè, lo fanno tutti. Ho capito, ma io stavo a 180 sull'autostrada, non è sì? E a proposito dell'autostrada, io qui entra proprio la polemica vera. Noi italiani ci dovremmo iniziare a lamentare, per esempio, il fatto che in Italia abbiamo le autostrade più care al mondo, e questa è una cosa grave. Per esempio, io sta polemica la sto facendo da più di 2 anni, perché 2 anni fa sono andato a fare lo spettacolo a Torino. Non so pure a casa se sapete quanto costa Roma-Torino di autostrada, se non lo sapete ve lo dico io, 58 euro. Quella è la stessa faccia che ho fatto ieri al casellante. Ma perché io sono arrivato lì, do il cartoncino, quello mi fa 58 euro. Dico scusi, la benzina l'ho messa io, Steccamo, che te devo dire? No, che poi col pensiero che devo ritornare a Roma, altri ci ho detto, che paga? Dico no, prendete le chiavi dalla macchina, dalla pietuta, senti. Per cui sono tornato e mi sono andato a informare il perché noi si paga così cara. Quando l'ho scoperto, dici uno è polemico, noi paghiamo cara l'autostrada perché parte dei soldi che diamo servono per sovvenzionare i tabelloni luminosi che durante il viaggio ci dicono che devo morire. Pensa che bello, io li vorrei conoscere questi geni. Che uno dice, me l'hai vista scritta, pago di meno, sarò pure più contento, scusami, no? L'indicazione, l'informazione, tu stai guidando... Guidate con due mani, che gnafa, perché come leggi una parte subito alla grattata per quel colpo. No, Che poi a che servono? Servono per i sondaggi, bei sondaggi, veramente belli, tipo tu stai guidando, 3 morti su 4 sono causati da guida distratta. Ma distratto te per legge, la deficienza. Se tu non c'eri la curva, la facevo per legge a te, sono andata a sbatte, guarda. Con quell'altro sondaggio ancora peggio, tu stai guidando, 4 morti su 5 sono causati da colpo di sonno. Domanda, a questi chi gli ha detto? Che quando hanno tirato fuori lo stava col pigiama, al cucina, ma scusa, abbiate pazienza. Par polemico sono sempre io, Poi per far capire quanto ci prendono in giro, basta guardare, allora se avessero fatto bene i sondaggi si sarebbero accorti che in Italia sono pochissime le persone che parlano inglese. Bene, sapendo che poche persone parlano inglese, tu guidi la tosta italiana che scritte te trovi in inglese. Da far più al panico alla gente, perché c'è gente che guida man at work. Oddio, che devo fare? Senti, chiamo a casa, senti qualcuno. Poi c'è sempre il simpaticone in macchina, un man at work, ci sarà il concerto, se andiamo a vedere, via e vieti. Ma che... No, che poi anche la traduzione te prende in giro, perché che dice la traduzione? Uomini al lavoro. Andro, che io non ho mai visto. Tempo fa andavano a lavorare a Napoli, parto, su a Roma-Napoli c'era un cartello grosso con scritto... Lavoriamo per te. Un silenzio, ma anche le cicale c'era, proprio. Faccio un altro 300 metri, un altro cartello ancora più grosso, lavoriamo per te. Dico, boh, questi lavoreranno da casa, se faranno una telefonata, un fax, una cosa. Un altro cartello, lavoriamo per... al quarto cartello del lavoriamo per te, te giuro, ho fatto inversione di marcia, ho detto che ci vado a fare a Napoli, tanto c'è chi lavora per me. Mi manderanno un bonifico, che te devo dire? Ma che poi ste scritte che noi paghiamo, di volte si capiscono perché ci mancano le parole, che te andovino con due, compro un avvocato, com'è? Poi quando le capisci, cioè che è tutto scritto, valla interpreta, e mi riferisco alla scritta, attenzione, cantiere in lento movimento, che vuol dire? Potete interpretare, se quando passi là trovi questi in lento movimento. Fra passa macofana. E cacariola. Va piazzecchio. Non lo so. Sono sempre io il polemico, hai capito? Quello che mi dà fastidio. Sono io il polemico. A parte poi, diciamo la verità, dice questi servono per avere i consigli, ok. A parte certi, quando leggi certi consigli ti senti indeficiente, perché quando trovi la scritta sei stanco di guidare?
fermati a prendere un caffè. Oh, meno male, te lo dicono loro, perché io da solo non ci sarei mai arrivato. No, perché io sono strano, io solamente quando sono stanco di equità prendo il sonnifero, accelero, ma sono stanco. Poi tu che fai? Ogni scritta te prendi il caffè, alla 30ª scritta, sai come sta a guidare qua la macchina? Che sei proprio, che leggi, prendi il caffè, ho preso! Però sono coerenti perché alla 31ª ti mettono. E poi è importante anche la sensibilità, no? Quella sulla famiglia, quella che trovi la scritta per la famiglia, quella tu guidi, proteggi la tua famiglia, metti la cintura a te, tua moglie e i tuoi bambini che te. Ah, mi sa ce la conoscete pure voi, la potete ammazzare. Poi dice troppo lei, scappo perché non c'ho tanto tempo, però un appunto lo vorrei fare anche con voi. Quando uno guida, che stato d'animo dovrebbe avere? Tranquillo, sereno. E la domanda è questa: queste scritte ci mettono serenità o angoscia? Perché a me mi angosciano parecchio, tipo su Roma Napoli, tu parti, trovi la scritta: attenzione, l'anno scorso su questo tratto di strada sono. Che stato d'animo? Poi leggi sotto: quest'anno solo 480, e tu che sta a macchina, sta pure da solo. Allora, io l'ultima volta come ho letto, mi sono fatto due conti, mi sono fermato al primo autogrill, ho detto, pazienza. Cosa polemico! Alessandro Serra!